La trasmissione Saluti Salutissimi è offerta da Cascella Mobili Torino. Europrezzi. Saluti salutissimi, stasera me ne andrò, ma poi ritornerò. La luna col sorriso, col suo bel chiaror, quando batteva il cuore. Saluti salutissimi, stasera me ne andrò, ma poi ritornerò. Si spargono le lacrime, si asciugano qui di, la vita va così. Salutissimi! Buongiorno Aurelio! Dalla capitale della provincia Granda. Sei da felice Cuneo, di essere da... a Cuneo? Sì, sì, che sì. Che dubbio tutti Cuni, no, in realtà è Cuni. Cuni. Cuni? Non Cuni, Cuni. 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 Ah, semplicemente Cuni, così. Cuni. Ah dai. Cittadina importante, sai Cuneo? Eh beh, sì, immagino. Difesa la stregua dal barone Leutrum, qui alle nostre spalle questo grande eroe della resistenza, Duccio Galimberti, sì, l'avvocato di Cuneo. Questa grande piazza. Ma sai che io non ci sono mai venuta a visitarla, Cuneo? Ma, sì, mai, cioè, nel senso, ci sono venuta una volta per un concorso, ma tanti anni fa, e quindi sono, insomma, di sfuggita. Gesso e Sture, i due grandi fiumi. Dai, dai, bene, guarda bene contenta. Questa piazza, sì. La vedi? Te la vedi attorno? Diamo subito una chicca ai nostri amici a casa, sì, no? Questa è Piazza Galimberti. Sì. Un tempo, quando arrivò il re in visita a Cuneo, i cittadini cuneesi erano un pochettino preoccupati, dicevano ma forse abbiamo una piazza troppo piccola. Troppo piccola. Qualcuno venne l'idea, da buon cuneese, se noi raduniamo sulla piazza principale tutta la popolazione e poi ci mettiamo contro i muri e spingiamo le case, magari la piazza si allarga, chi lo sa. Ecco. Così fecero, così fecero. Però qualcuno disse, mettiamo le nostre giacche vicino al monumento, così siamo senza giacca, possiamo spingere possiamo... più forte, no? Mi pare giusto. Sì. Allora si misero a spingere e poi nel frattempo tre o quattro giovanotti... Già se la ride. Tre o quattro giovanotti passarono, rubarono tutte le giacche. Ecco. E qualcuno spingendo diceva, guarda quanto abbiamo già spinto, non vediamo più neanche le nostre giacche. Sì. Questi sono i cuneesi, non me ne voglia nessuno, ma ci vogliamo bene. Vabbè. Queste sono nostre. Dai, leggende, leggende miti, metropolitane, so, sì, però simpatiche su Cuneo. Facciamo gli auguri di oggi. Prego. Oggi è Santa Cesira. Cesira. Sì, perché il mondo canta, la terra gira, viva Cesira. Sono le parole di una canzone. Mai sentito. Oggi Cesira. È San Vittoriano. Vittoriano. Famoso per il monumento. Sì. Oggi è Sant'Anselmo e San Modesto. San Modesto, che nome particolare. Tra l'altro la mazurka Viva Cesira, ne abbiamo parlato noi a Mi Ritorno in Mente, dello stesso autore di Piemontesina. Dai, il professor Giovanni Raimondo, sì. Ma che bello, pensa a te. Stesso autore. Bene, bene, bene. Ottima musica, partenza. Musica. Musica, gruppo Fantasy Tommaso Tacconelli con Primula Rossenti. Aurelio, prima ho parlato di queste leggende, no, sui cunesi, ma che cos'è questa cosa? No, insomma, no, da perché che noi cosa siamo nasce? Un po' sempliciotti, a Torino voi ad Asti avete la luna, la fortuna, la luna, la fortuna. Noi, la luna, la fortuna, poi noi siamo gli unici che hanno l'illuminata di giorno, se ci pensi, no? Illumina Natale. Sai, perché a un certo punto i cunesi ridevano tutti, no? Dicevano guarda lì, c'è uno con i fanali accesi, arriva da Cuneo, adesso li accende tutta l'Italia i fanali di giorno, sì, noi siamo stati forza. Precursori. Beh, giusto, precursori. Giusto, Un'altra leggenda, vai. Carina e simpatica. Questa sarebbe la terza. Sono cose simpatiche, carine. Dai, vai con la terza leggenda. Una famiglia cuneese decide di andare a Torino per vedere la capitale. Sì. Allora parte in un giorno di nebbia. Sì. Arriva a Torino? No, no, un crocevia, non trova più la strada e erroneamente si gira e torna verso casa. Ecco. E la moglie tornando dice al marito, ma... siamo voluti venire a Torino, ma queste cose qui ce le abbiamo anche noi a Cuneo. No, ma queste da dove le senti? Cioè, dove no, le prendi? No, sono cose inventate, sono leggende di Cuneo. Poi ce ne sono molte altre sulla visita dei reali nella nostra città. Però i cunesi sono grandissimi lavoratori. Bene, molto bene questo. E noi abbiamo lottato per tutta la vita in una zona in cui siamo contornati da delle montagne facendo in mani sacrifici. E a differenza, per esempio, della tua provincia, molto ricca di strade, noi non abbiamo neanche delle strade.
Ma non abbiamo poche strade. Avete faticato di più? Si è faticato molto, ma il popolo cuneese è un popolo tenace, un popolo deciso che ha lottato da sempre. Bene. Dai, allora adesso ci ascoltiamo Antonella Marchini con Ringrazio il cielo. Guarda lì, guarda il cielo. Vai. Te l'ho promesso lunedì che ti avrei portato in questa bellissima caffetteria, punto vendita della nostra... Hai mantenuto la promessa. Famosissima ditta cioccolatiera. Oh, eccoci qua. Bene. Continuiamo. Hai visto la Piazza Galimberti, siamo qui adiacenti sotto i portici. E so continua il nostro viaggio, giusto? Continua il nostro viaggio, ecco. Certo. Oh, bellissimo. beh, abbiamo fatto questa 3 giorni nel Cuneese, è stata una cosa bella. Molto, molto. Allora, però bisogna continuare con le nostre dediche, con i nostri saluti salutissimi, sempre così, in versione dolce. Dolce. Allora, buongiorno a tutti voi, sono Beppe Ghi e vorrei fare gli auguri a mia mamma che il 22 dicembre ha compiuto 80 anni, ma con questa brutta situazione esterna che ci accompagna da ormai troppo tempo non ha potuto festeggiare in maniera che lei merita, nemmeno Natale purtroppo. Per cui anche se con un po' di ritardo spero sia comunque una sorpresa gradita. Da parte mia moglie Anna, Alessia, Valeria e ovviamente mio papà. Quest'anno saranno 59 anni di matrimonio e mette tra parentesi e si sopportano ancora. Meraviglioso. Ma come? Grazie, bravissimi a tutti voi. Grazie a te Beppe, un bacione e augurissimi a tutti voi. Tu hai delle dediche da fare, qualche saluto? No, dovrei salutare tutte le persone con le quali ho condiviso momenti belli nelle festività. Bello. Questo allora, dovremmo farlo tutti. Esatto, mi aggiungo anch'io. Un abbraccio grande a tutte le persone che ci hanno voluto bene, alle tantissime persone che ci hanno telefonato, ci hanno scritto. Ho un messaggino semplicissimo. Sono cose belle, ti fanno sentire vivo. È vero, è vero. Fa sempre piacere. Abbiamo ancora delle dediche qui? Ne abbiamo tantissime. Angela di Costigliole d'Asti saluta tutti i parenti, tutti gli amici ritrovati su Facebook e tutti quelli dello staff di Telecupole. Auguro tanta salute e felicità per questo 2022. Se possibile avere una bella dedica con l'universo, grazie. Sempre da parte di Angela di Costigliole d'Asti. Un bacione grandissimo, Angela. E poi, poi facciamo anche un augurio, visto che siamo qui un momentino tranquilli. Qui abbiamo l'alba e il tramonto. L'alba e il tramonto, dai. Questo è per quanto riguarda la musica da ballo. Purtroppo ancora una volta siamo tutti fermi, ma riprenderemo presto. Si spera. Credetemi, è un dramma per voi, è un dramma per voi che non potete ballare in un momento come questo, ma è un dramma anche per noi, perché al di là dell'aspetto economico, molte volte, sovente e volentieri, ci sentiamo un pochettino inutili, è vero? Sì, perché non puoi vivere quello che vorresti vivere, però purtroppo siamo tutti in questa situazione. Abbiamo avuto questa illusione di questo momento in cui forse in un momento come questo era giusto dare un taglio, ecco, perché non è così semplice. Non è semplice. Mettiamoci insieme tutta la pazienza e la buona volontà, aspettare il momento in cui veramente torneremo a far festa. E speriamo che sia veramente prestissimo. Ce la faremo. Benissimo, allora a tutti voi dedichiamo Cristian Patarini con Occhi Alpini. Eccola qui, questa bella reunion settecentesca, una meraviglia. Molto, senza restrizioni. Muniti di, distanziamenti, né mascherine. Né gel igienizzanti, niente. Sarebbe bello disegnare a tutti una mascherina. Beh, sarebbe una cosa carina, particolare, attualizzare quello che stiamo vivendo, il contesto che stiamo vivendo noi. Tra l'altro molti artisti stanno praticamente ricontestualizzando alcune delle più grandi opere, tipo con mascherine, oppure non so se ci sono delle scene con le mani così, con un po' di gel igienizzante sulle mani. Molti artisti stanno facendo appunto questa ricontestualizzazione. Se che devi è disegnarlo, no? È difficile perché è trasparente. No, vabbè, ho capito. Ma cosa fai? Allora, ti dico una cosa che forse non sai. Dimmi. Torniamo serio. Una cosa secondo me molto bella. Magari hai letto la notizia, non lo so. Non lo so. Dobbiamo sempre fare chapeau nei confronti delle amministrazioni che sono accorte e sono attente a ciò che è il panorama artistico che hanno a disposizione i loro comuni. Sì. Al di là di quello che può essere una cosa importante, un grande affresco o soltanto un affresco rurale, rupestre, quello che vuoi. Certo. Per esempio,
grazie all'interessamento della Fondazione della Casa di Spagna di Torino, grazie a Silvia, sindaca di Ostana, a Giacomo che è un po' l'anima, si è riusciti a staccare da una baita che stava cadendo un affresco di un pittore bravissimo che a modo suo, probabilmente da autodidatta, ha fatto tante pitture a sfondo religioso. E questa era in una baita che stava diroccando, l'amministrazione ci ha messo con altri i soldi, dei giovani dell'Accademia sono riusciti a staccarla e adesso questo bellissimo affresco rinfrescato è messo appunto nel comune, nel palazzo comunale di Ostana. Ma dai, bellissimo. Davvero? Cosa bellissima. È bello recuperare il pittore da vedere perché ha affrescato moltissime cose nell'alta Valle Po, si chiama Giorgio Bonetto. Giorgio Bonetto, come ti sono un Bonetto? Bonetto, originario di Paesana, 1800, cose molto interessanti. Ma pensa te, bello. Beh, tra bello l'altro, visto, ti ho portato. Ho portato le prelibatezze d'oggi. Che io già avevo assaggiato e che continuerò ad assaporare. Questa è per darti un'identificazione. Per caso ti perdessi durante la giornata, sì, tu trovi qualcuno che dice: io devo andare lì. Trovi me, Gianni, qui che ti aspettiamo. Questa è un po' la mappa del tesoro. La mappa, bene, bene. Allora la metto in borsa anche questa, non si sa mai. Bene, bene, mi piace questa. Allora, mentre ci ascoltiamo una tua canzone, sì? Tu tieni questo intanto. Io prendo. Bravo, ci ascoltiamo La Balera di Aurelio Simandi. Hai visto? Ho visto. Ci abbiamo qui. Daniele, buongiorno Daniele. No. Che ha tutti i capelli che non ho io. Allora, Daniele, facciamo un po' di riassunto delle festività natalizie. Intanto, come sono andate le feste per il vostro punto vendita? No, ringraziando in questo periodo festivo così, abbiamo avuto abbastanza affluenza di clienti, tutto, anche stranieri che non mi immaginavo. Che non mi immaginavo, dato tutte le restrizioni, però tutto sommato. Ovviamente non è paragonabile agli anni precedenti, però già meglio diciamo scorso, assolutamente. Meno male, almeno è quello. È molto importante questo dato che dicevi. Cuneo è ancora sempre molto attratta dai francesi. Dai francesi, molti francesi, soprattutto molti Capodanno. Francesi. Capodanno abbiamo avuto moltissimi francesi. Allora, ma chi, pensa a te, chi accede nel vostro punto vendita qui di Cuneo acquista preferibilmente che cosa? Cunesi, soprattutto cunesi, e i francesi, devo dire, molto i panettoni anche. Cunesi, cunesi, quello della tradizione. Tradizione rum, cioccolatino, esatto, classico cunese. Noi abbiamo una cultura sulla vostra ditta. Marta ci ha fatto scuola. Alla grandissima, direi. Cunese allo rum, che va sempre per la maggiore. E poi ovviamente anche tutti gli altri che seguono. Tutti questi gusti buoni, abbiamo il panettone, nuove ricette, bene, bene, molto, e anche, molto bene. Per esempio queste adesso, le confezioni di cui abbiamo parlato lunedì, no? Di pasti di meliga. Funzionano anche queste cose. Vanno molto le paste di meliga, soprattutto perché in Francia non ce li hanno, tipo per i francesi, e quindi vanno molto questi qua. Molto bene. Bene, molto, molto buoni. Sei stato esauriente, esaustivo. Se tu dovessi consigliare alla persona che entra, l'avventore, che ti dice: vorrei fare un regalo, non vorrei spendere troppo, cosa gli diamo? Ma potremmo andare, per rimanere sempre sul classico dei cunesi, io andrei su una scatola di queste qui, dei cunesi. Oh, scusami, mezzo chilo di cunesi, questa scatola ha una prezzo molto basso, fa una bellissima figura. Allora, questa è vuota. Aggiudicato. Questa è vuota, al momento, perché al momento è vuota. Mi serve, perché questa, capisci, è vuota perché abbiamo, sì, abbiamo e mi serve anche solo questo momento, perché gli ho già regalato uno. Ho detto sì, a Martina: se ti perdi a Cuneo, tu fai vedere dove siamo, trovi me, Gianni, siamo esatto, sempre lì. Poi esatto, che Piazza rappresenta Galimberti. Piazza Galimberti, storica. Così tutto, non mi posso perdere. Mi ritaglio questa parte, me la metto in borsa e mi faccio la mappa. Mi faccio la mappa. Va bene. Grazie Daniele, sei stato. Grazie da voi. Benissimo. Allora andiamo avanti con la musica. Adesso ci ascoltiamo Daniele Cordani.
tra Daniele, ecco, anche la canzone Baci, baci, baci. Aurelio. È arrivato il comandante. Silvia, eccola qui. Lei è Silvia, di Leopardiana Memoria. Dov'è che ci siamo conosciuti? Da te? Mia cognata, da quando sei venuta a fare la festa dell'Amelia, come si chiama? Abbiamo fatto la festa a tua cognata, no? No, no, sai. Aurelio, abbiamo mangiato cena assieme, non ti ricordi? Mi ricordo, sì. Abbiamo fatto una festa del... del grano turco. Bellissimo. Sì? Bene. Allora, ho visto per esempio che nelle vostre vetrine ci sono tante meringhe. Questa è una peculiarità vostra, una cosa bella che fate voi. Facciamo che... tutto noi, lo fa il capo al mattino, tutte fresche, tutte le mattine. E come sono queste meringhe? Ma sono... I gusti. Diciamo i gusti c'è. Allo zabaglione, al caffè, al pistacchio, alla nocciola, alla chantilly, alla panna. Poi basta. Le calde vostre, chiaramente. Sì, 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 sono nostre, sono abbattute un po' di più nel, nel forno per il fatto di... sono più cotte per essere più scure. Ma e qual è quella che piace di più? Non so, quella col pistacchio? Quella mangiano, col... pistacchio la mangiano tanto, anche con la chantilly è molto buona. Tu sei un abile pasticcere o no? No, io no, io, no. Non, io sono pasticcere. No, Silvia la pasticcera mi piace. No, perché sai, Silvia. Cara Silvia. Oh Silvia! Oh Silvia! Non mi piacerebbe sapere come si fanno le cialde. Oh, questo qua con una chiara d'uovo. Spiega alla gente qua come sono. Ma io non lo so. Intanto ci vuole una gallina. Che faccia le uova. Poi ci prende, si prende l'albume e poi si sbatte. E si sbatte con lo zucchero e si fa la meringa. Si può cuocere un po', scaldare un po'. Si fa cuocere in forno. Ma vedi che lo sai, spiegalo. Spiega tranquilla, anche perché io non sono molto brava, no? Però sarei interessata nel farle bene queste cose, perché sono buone, capito? Sì. Quindi poi nel forno e poi. E poi si fanno cuocere nel forno così finché sono un po' più scure. Poi si riempiono. Se sono troppo scure perché sono brisata. No, quelle, perché tanti ci chiedono come mai sono scure così? Ecco, perché noi le facciamo brustoline un po' di più. Sono più buone brustoline. Sono più leggere anche per mangiare. Davvero? Se sono brustolite sono più leggere? Sono più leggere, cioè più cotta. Comunque su 10 persone che entrano qui dentro, cosiddetto tra di noi, 9 vengono per comprare i cunesi. Cunesi, ma noi adesso come oggi è il giorno di festa, le meringhe stasera non ce n'è quasi più. Avan, Avan, avan. Bene, bene. Perché è una cosa molto digeribile. Silvia, ma tu sei una brava cuoca. Io sì, qualcosa faccio, ma dipendente sempre. Il sono piatto sempre più sì. Buono che fai qual è? A me piace il brasato al barolo. Ecco, abiti dove? A Centallo. Bene, allora senta, non mangi il brasato al barolo. Lo sapevo che saresti arrivato a questa cosa. Perché lui mangiare bene le piace. Ah, credo che ti piace per mangiare bene, dai. Ecco, bravo. Chi è che non vorrebbe mangiare? Non ci sono mai a casa, fatto la mattina. Beh, niente, ti ha già chiuso in partenza. Vedi com'è la storia. Ciapali. Siamo rovinati. Grande Silvia, lanciamo la prossima canzone. La prossima canzone, Silvia, ti dedico Veleno. Veleno, una bella cumbia. Bellissima. Ti piace? Mi piace anche come canti. Bene, grazie di cuore. Allora te la dedico davvero con tutto il mio cuore. Come a tutti la voi. Veleno. Certo che mi conosci. Martina di Bagutti. Martina, oh, certo. Bene. Andavo sempre a ballare, perciò adesso non si va più. Perché ma più... poi andiamo di nuovo. Ah, ripartiremo, non ti preoccupare, Silvia. Non disperare. Non disperare che ripartiremo. Comunque, complimenti perché canti benissimo. Grazie, Silvia. Veleno. Poi sono. Ecco, bravo. E dopo Marta, il lunedì, adesso arriva Cinzia. Buongiorno, Cinzia. Poi abbiamo avuto Daniele, poi abbiamo avuto Silvia, poi abbiamo Paolo che mi ha detto che origine della Luca, lui è origine del Lucania. Basilicata. Non parlo però, l'ho subito pure. Ha fatto la voce fuori qui, campo. Paolo. Solo un secondo, ma non... Allora, Paolo, barista, numero uno con Cinzia. Di quale paese della Lucania? Di Carico, provincia di Matera. Ma famosissimo, beh, voi avete avuto la città della cultura, i Sassi, vedi? 2019. Bello, speriamo bello. Di averli noi a Saluzzo, adesso siamo candidati per questa cosa. Già. Grazie. Cioè, nel 24, sì. Ma quando è che si saprà qualche cosa? Ci vuole ancora un po' di ancora tempo. Sono ancora 10 paesi da scegliere. Certo. Intanto è emigrato da giovane in quel di Cuneo? 79, avevo 15-16 anni. Poi nell'80 ci fu stato terremoto nell'Irpinia. Io ero appena arrivato. Eh beh, guarda, una storia dietro ai banconi dei bar di Cuneo. Ho sempre fatto questo. Che bello. È bello. Tre anni,
E poi c'è una similitudine, un parallelismo tra i lucani e i piemontesi, perché loro, sì, come noi, hanno tanti boschi e tante montagne, vero? Sì, sì, quello è vero. Tra l'altro mi raccontavano degli amici che da arrivare e andare via da Matera non è proprio semplice, voi avete delle vie di comunicazione, sì, sì, tanto come la provincia di Cuneo. Quello sì. Grazie Paolo. Grazie. Volevo chiedere, tu rimani qui, noi facciamo un discorso con Cinzia, io volevo chiedere a Cinzia. Chi arriva al bar, nel vostro bellissimo bar, punto vendita anche di questa nostra ditta di cui parliamo in questi giorni, cosa chiede? Ancora molto la cioccolata calda? È ancora... Sì. Sì, sì, anche d'estate a volte la chiedono. Arriva fuori campo. No, 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 io non parlo, io non parlo. No, no, la chiedono. Bravo. D'estate la chiedono la cioccolata calda, questo me la chiedono. Bene, bene. Ho visto qui dietro che avete diverse qualità di cioccolata calda. Questo caffè non è buono, però la cioccolata la fate, potete farla con la cioccolata fondente, solo fondente, no? È solo fondente. Ah sì? Sì, pensavo ci fosse, non so, magari qualche altra tipologia. No, no, di solo fondente. Sì. Fatta con il cioccolato. Poverina Cinzia, mi ha detto io non parlo, adesso gli diamo un namulin, qualcosa che faccia bene un po'. Tanta acqua, devi bere miele. E zenzero, e anche lo zenzero, sì, però anche lo zenzero. L'erismo. L'erismo. Se no, un po' di zenzero ti scalda subito la gola, un pochettino. Ti ho visto passa, che vai però... e vieni. Sì. Perché tu fai... Fa la cameriera. Hai capito Paolo? Hai no, capito? Io fuori. Non parlo, io non parlo. Ah, bene, io... Bene, no, bene. No, no, no. No, fosse una cosa... No, no, ma una cosa così la buona, non è una cosa tecnica. Cioè... Vedi che adesso posso fare. Dopo ti spieghiamo tutto. Ma, bene. Allora... Tu hai sempre avuto delle collaboratrici come lei, belle come lei? Sì, no, brave, sì, sì. Allora dai, dillo ai nostri amici a casa, qual è la differenza tra la donna piemontese e la donna lucana? Beh, io adesso ecco, sono anni che manco, adesso le donne lucane sono già più, non sono più chiuse, esatto. Cinzia già rideva prima. Qual è la differenza tra l'uomo piemontese e l'uomo lucano? Ma non lo so. Ma come fa a saperlo lei? Sai, scusa. Lo sa. È andato via Paolo. Differenza. Non sai? No, no, no. Perché non sono informata. Tranne lui non conosce nessun lucano. No, appunto. Ah, boh, benissimo. Allora, qua si scoprono gli altarini. Bene, ci ascoltiamo Giampiero Vincenzi con Sì, questa sera. Vai. Beh, quando eravamo sotto in piazza, sì, ti ho detto una cosa, tra l'altro c'è anche un bel sole oggi, vero, ti ho detto una cosa, tu puoi percorrere Cuneo dalla parte più stretta alla parte più larga senza mai bagnarti, perché? Grazie ai portici, Cuneo ha i portici a destra e a sinistra di via Roma, di piazza Galimberti e di Corso Nizza che porta verso la Francia. Esatto. Qualcuno se ne accorse tanti anni fa e la tradizione popolare vuole che a Cuneo si canti una canzone che dice l'asciutta i porti cuni, l'asciutta i porti neu, sai è una bella bella bionda ca vendi parapieu. I parapioggia, ma poi c'è tutta la canzone. Che carino, dai, con suoni onomatopeici per fare il ritmo, però questa è una bella particolarità della nostra capitale. Vabbè, sì, comodo. È comodo, cioè se ci pensi puoi trascorrere veramente tutte le vie cittadine senza bagnarti, con dei bellissimi negozi, è bello. Meno male, poi, bene. Qui, vabbè, nella caffetteria della nostra amica Marta siamo... Bellissimo. Sì, molto bello. Sì, ti dà questo, insomma, questo elemento di sontuosità, di eleganza. Proprio... Di noblesse, noblesse oblige. Bello. Come oblige a fare delle dedic? Delle dedic? Delle dedic. Facciamo le salutissime. Allora, tutti voi che ci fate tanta compagnia e ci alleggerite un po' la vita, tanti auguri di buon anno da Mino di Cardè. E se possibile vorrebbe dedicare a tutti voi Escuchami di Pietro Galassi. Un abbraccio e grazie a tutti. E facciamo ancora auguri di buon anno a tutti voi da parte di Maria di San Teodoro. E poi salutiamo ancora Chiara e a Massimo che scrivono buon anno ragazzi, divertitevi, grazie. Cerchiamo di Ritardi, insomma, sì. L'anno è lungo. Speriamo di divertirci. L'anno è lungo, ecco. Speriamo di divertirci.
vivissimi ringraziamenti per i 365 giorni che abbiamo potuto trascorrere in vostra compagnia. Bello, grazie, augurissimi, grazie davvero per i prossimi 365. Andrea da Vercelli, che bel messaggio questo. Bello, bello, sì, bello, sì, bello, bello. E allora a tutti loro, sai cosa dedichiamo? Dimmi. I giù una volta con Nel bicchiere che alza la luna, luna. Come disse Pier Capponi, che non c'entra niente con i polli, sì, ma era uno che disse: voi suonerete le vostre trombe, noi suoneremo le nostre campane a Firenze. Se è vero che voi ad Asti avete Vittorio Alfieri, sì, noi a Cuneo abbiamo avuto Bocca, un grandissimo scrittore. Poi patria, a proposito di Cuneo, patria anche di Nuto Revelli. Wow, tante grandi personalità. Sì, personaggi importanti, statisti come Giolitti. Presidente della Repubblica quanto mai attuali come il buon Einaudi di Doniani, questo è tipico della nostra provincia, ci sentiamo orgogliosi di bene queste cose. E questa è una bella cosa, sì, essere orgogliosi. Questa cittadina che nasce chiusa tra il fiume Stura e il torrente Gesso, dando origine a più vallate, perché qui siamo proprio alla fine delle Alpi Marittime, all'inizio delle Alpi Cozie. Ma dai. Comunque bello. Sì. Fa Stura, più freddino ma qui? Stura di De Monte, perché tu sai, se fai memoria, sì, hai studiato la geografia da piccola, da bimba, sei ancora anni, bimba, sì, sì, un po' di c'è anni un'altra fa Stura importante, la Stura di Lanzo. Ah, ok. Ma non è la nostra è la Stura di De Monte, di quella De Monte, che da De Monte scende appunto nella Valle Stura, dove c'è il famosissimo valico del Colle della Maddalena, ah, per accedere alla Francia, per andare a San Provenza, a Barcellonetta, bello, paesi bello che sono lì dietro. E qui fa più freddo, quindi come posizione geografica, oppure? Dico, sai che mi diceva il mio amico Marco di Saluzzo? Da Cuneo alla nostra zona, Saluzzo, ci sono sempre 2 o 3 gradi di differenza. Dai. Di conseguenza i pomodori da noi maturano una settimana prima. Ma pensa te? Questa sì. Eh beh sì, magari a livello geografico ci sta come posizione. Poi qui, Cuneo è visitato sovente, spesso volentieri, anche per questioni proprio di non in questo periodo, ma fino sì, l'ho sempre stata COVID, prima, ecco, visitata tanto dai francesi che accedevano a forse uno dei mercati piemontesi più grandi, quello che si fa il martedì su Piazza Galimberti. Ma pensa a te, ci sono un sacco di ambulanti, ma è veramente un mercato da vedere. Non l'ho mai visto. E poi mai nei mercati estivi, partendo da giugno fino a settembre, che accompagna quindi tutte le settimane. In un posto come questo vorrei ricordare ancora 2 cose di Cuneo, secondo me molto importanti. Uno, che qui noi avevamo la sede, cioè era nato proprio qui un giornale famosissimo in Piemonte, l'Alter Ego della Stampa, la Gazzetta del Popolo, che dai era proprio il giornale di noi cuneesi. In Cuneo. Lì si sono formati grandissimi giornalisti. Una grande salutiamo formazione. Anche il nostro amico Fiorenzo Cravetto, direttore della Gazzetta di Saluzzo. Lo salutiamo con molto affetto. E un altro personaggio che voglio ricordare qui oggi è Don Aldo Benevelli, che è stato il prete partigiano per antonomasia. Lui fu uno dei primi fondatori della prima Repubblica Italiana, che nacque in quel di Boves. Ma pensa legato a te ai gruppi partigiani del Partito d'Azione. Un sacerdote, come si diceva una volta, zelante, un personaggio eccezionale. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo. Dai. Di conoscerlo molto bene, di ricevere tanti insegnamenti. In questo momento saluto anche la dottoressa Bergia, che cerca di portare avanti continuatamente le memorie storiche di questo personaggio. È giusto ricordare. Il quale mi diceva: domani telefoniamo a Giorgio. E io non sapevo chi fosse Giorgio. Chi era Giorgio? Giorgio Napolitano. Perché gli parlava come parliamo io. Ma dai, davvero? Ma Aldo è stato un personaggio importantissimo nella mia vita. Mi fa piacere, sì, allora che sì, tu hai voluto, certo, ricordare questo, sì, momento. Sì, sì. Bravo, bravo Aurelio. Ci ascoltiamo Las Vega Band con Rosalina. Senti Aurelio, ma prima mi dicevi che Cuneo è terra di militari, è terra, sì, intanto qui sono nati i cacciatori delle Alpi, che è una cosa molto interessante proprio qui. Ovvero? Gli antesignani degli alpini, ecco, capisci, sì? Chasseurs des Alpes. Ok. E poi cosa molto importante, a Cuneo c'è la scuola degli allievi finanzieri, ah, dai, a livello nazionale.
poi qui per un buon periodo abbiamo avuto un sacco di caserme relative al reclutamento delle truppe alpine. Tante persone hanno fatto il CAR a Cuneo. Pensa a te. Difatti, famosissima la battuta di Totò, e cioè, tu sei un uomo di mondo, hai fatto il militare a Cuneo. Ma dai. La famosissima caserma Ignazio Vianni, dove c'erano migliaia di... È una grande storia dietro. Al momento della leva obbligatoria, comunque, il discorso dei militari di leva era benessere economico anche per tutta la città, sì. Perché se di sera vedevi un sacco di soldati in libera uscita, certo. Poi facevano lavorare i bar, i ristoranti. Insomma, un giro di economia, giustamente. Sì, era un bacino buono di economia. Come poteva esserlo a Fossano, a Saluzzo, a Cesare Musso, Fossano gli allievi carabinieri che ci sono ancora. Ma beh, interessante questa, gli alpini, sì, questa certamente. Cosa. Beh, la leva obbligatoria ha segnato tutta una storia. Fino a quando c'è stata già la leva obbligatoria? Mi cogli impreparato su questa cosa, perché io buon piemontese, quelli come me li chiamavano le rosine. Le rosine. Quelli che non facevano il militare. Adesso ci ascoltiamo Lella Blu con Se ci sarà. Abbiamo trascorso queste nostre due orette qui in compagnia di Paolo, Cinzia, Silvia e Daniele. Esatto. Lo staff, esatto. Il tutto poker d'assi. Eccolo qua Daniele. Daniele, se vuoi... Prego. E lui lavora, mi pare giusto. Beh, noi siamo qui a battere la cattolica e lui lavora. È giusto. Purtroppo. Cosa hai visto? Ho visto Silvia che faceva cucù da dietro la casa. Cucù, cucù. Ah, ho capito. A Brian. Brava, Grazie Silvia. Comunque hai visto tanti, da vicino tanti prodotti, questo punto vendita che sì. Ti è piaciuto. Molto, perché io amo i dolci, specie il cioccolato. Allora, lasciamo la linea roba. Al TG, sempre esatto. Da Cuneo. Esatto. Però prima ci sentiamo. Ascoltiamo Padre Vagabondo di Paolo Bertoli e subito dopo il TG ritorneremo con i saluti finali. Mi raccomando, rimanete lì, non cambiate canale. A dopo. Eccoci qua, siamo ritornati dopo l'informazione. Se termine le punte? Se termine notre appuntamento. Appuntamento della giornata, ci Bene. Siamo divertiti, Molto. Abbiamo parlato di Cuneo, abbiamo visto la piazza Galimberti, siamo qui sotto i portici, abbiamo visto questa pasticceria, caffetteria tanto della cioccolato. Nostra amica Marta, tanto cioccolato, che dire? Ridendo e scherzando, siamo giunti al termine. Pensiero del giorno, che non è un proverbio questo, è un pensiero. Ma è una massima, è una rima detta in modo giusto. Vai. Mi è venuto in mente perché oggi c'è un bellissimo cielo blu. C'è anche un bellissimo sole. È il ciel alle bleu, la luna alle russa, l'amour paga a valnena cusa. L'amore comprato non vale, nulla, hai capito? Okay. Se cercate la rima, ma è vero, Vero. Bisognerebbe fare un sondaggio. Quanti amori sono basati sulla convenienza? Non lo sappiamo. Pensiamo di no. Che sia tutto bello. Pensiamo che sia tutto così. Rose e fiori. Mazzucato, un nome e una garanzia. Esatto. Il brano? Il vulcano Sarai. Sarai. Da Martina Roasio. Da Aurelio Seimandi. E anche da Gianni, che anche è stato da Gianni. Con noi tutto il giorno. Sì, grazie Gianni. Saluti, ciao. Salutissimi. Ciao. La trasmissione Saluti Salutissimi è stata offerta da Cascella Mobili Torino. Europrezzi.